È in linea con noi l'onorevole deputato cittadina Roberta Lombardi, che è stata la prima capogruppo alla Camera per il Movimento 5 Stelle. Buonasera, buonasera. Benvenuta. Buonasera a voi e scusate la voce. Anche la lei di questi giorni. Anche le posso dire che anche la Simona Bolognesi stasera si lamenta del mal di gola. E per cominciare quindi subito da questo, io le chiedo la cosa più importante: come sta la sua bambina? Grazie dell'interessamento. Diciamo che stiamo sopravvivendo tra un'influenza e una cosa e l'altra. Poi insomma mi sto organizzando per portarla alla camera con me e non so quanto sia salutare gli effetti della salute della bambina. Quanto ha, un mese e mezzo? Quanto ha la bambina? Sì, un mese e mezzo. Mi ricorda come si chiama, che non me lo ricordo più. Bianca Stella. Ma nello Stella c'è anche un'allusione politica, vero? Nello Stella c'è un nome molto bello che ci piaceva e ovviamente si sposa anche a un momento storico preciso. Perché io ho letto in un suo tweet o messaggio: è nata un'altra stellina. Lei ha scritto così, sì, vero? Anche se in quel momento ancora non avevamo la certezza del nome. Noi diciamo che anche con il primo figlio abbiamo deciso dopo qualche giorno che ce l'avevamo, perché uno vede il viso, il carattere poi dà un nome. Sono stellati. Senta, cittadina, io poi la chiamo onorevole perché onoro l'incarico, al di là delle persone. Anche io spero di riuscire ad onorarlo questo incarico. Ma credo che, mi auguro che ce lo farà, però io mi chiedo, lei crede veramente che sia possibile arrivare a una messa in stato di accusa e quindi a una deposizione di Giorgio Napolitano? Lei lo pensa veramente? Io non lo penso, perché purtroppo la decisione che porterà alla decadenza o meno del Presidente della Repubblica è una decisione politica e la maggioranza è detenuta dall'attuale maggioranza di governo, quindi anche nella giunta preposta a valutare la fondatezza del nostro ricorso e poi a prendere tutte le varie decisioni che porteranno in aula, e quindi l'aula stessa ovviamente i numeri non ci darebbero mai ragione. Certo è che noi abbiamo fatto una valutazione di questi mesi di operato in cui abbiamo avuto modo di lavorare e interfacciarci direttamente con il Presidente della Repubblica, che è o di non interfacciarvi, perché gli rimproverate di non aver interfacciato con voi, vero? Diciamo che in questa legislatura, dove c'è un'opposizione, abbiamo visto che i diritti delle opposizioni, dalle figure terze, che siano esse il Presidente della Repubblica, Presidente della Camera, non vengono abbastanza tutelate, e quindi c'è stato modo di interfacciarci, lei signora, la ringrazio moltissimo di aver partecipato alla trasmissione. Sa che noi ascoltiamo tantissimo anche voi esponenti del Movimento 5 Stelle, così come gli altri. Ma io mi sono sempre chiesto, ma lei un attimo di, non voglio dire rimorso che è una parola grossa, ma di rimpianto per non avere spinto di più quella famosa riunione con Bersani, per avere visto il suo bluff, se era un bluff, e dirgli a Bersani: che vogliamo fare? Perché forse allora, se l'avesse spinto con le spalle al muro, sarebbe venuto fuori il bluff, oppure sarebbe uscita un'altra maggioranza migliore di questa. Prima di tutto io la ringrazio perché mi dà modo di chiarire una cosa, cioè che la mia diretta streaming con Bersani e le famose frasi Ballarò, mi sembra di chiamare diretta a Ballarò, eccetera, cioè, non volevano essere assolutamente una mancanza di rispetto per la persona Bersani, assolutamente. Era semplicemente una valutazione decore, come si direbbe a Roma, di un discorso che c'è stato fatto in quel momento, perché tra l'altro non ci sono stati nessun genere di contatti antecedenti veri. Noi leggevamo sui giornali che c'erano i famosi 8 punti. Ma ce l'avevate lì? L'aveva tra le grinfie? Era un uomo col cappello in mano. Ma lei l'ha sentito il discorso di Bersani quando venne da noi? Ho sentito quello di Letta. Era un discorso da non mi faccia essere
essere. Ma no, ma da piazzista, ma in politica sì, i piazzisti sono tanti. Venditore di tappeti. Venditore di tappeti, va bene. Sì, vero? Sì, sì, perché in realtà ha messo sul piatto tutto il contrario di tutto, tutto quello che non avevano fatto in 20 anni di più o meno finta opposizione alternata con incarichi di governo della sinistra, e più un libro dei sogni che loro non hanno nelle corde di poter realizzare. Tant'è che il lavoro di questi 10 mesi quotidiano nelle commissioni e in aula ci ha fatto vedere che hanno altri interessi, hanno altre spinte che non siano quelle dell'interesse dei cittadini dietro. Il discorso delle lobby, che noi abbiamo anche parzialmente già disvelato nel momento dell'approvazione della legge di stabilità, ed altro sì, tireremo fuori successivamente. Sì, sì, però lasciamo per un momento da parte un po', diciamo, la ripetizione di cose che voi giustamente dal vostro punto di vista dite tutti i giorni. Io l'obiezione che continuo a farle, cara, a lei, al suo collega Crimi che era presente, e al partito, io ho l'impressione che lei non sia una giocatrice di poker, vero? No, assolutamente. Perché io a quel ho sempre punto... detto in conferenza stampa, tutte le volte che facevano le domande a ripetizione, tipo interrogatorio di polizia, perché forse speravano che cadessimo in contraddizione, abbiamo sempre detto: noi non siamo strategici, noi diciamo quello che facciamo e cerchiamo di fare, e ce la mettiamo tutto quello che però diciamo. Io che invece, ahimè, glielo confesso, ho questo vizio, mi piace, non lo faccio quasi mai, di giocare a poker. Io avrei visto il bluff, gli avrei detto: ah sì, tu ci stai dicendo tutto il contrario di tutto, invece noi ti diciamo 1, 2, 3, prima di uscire di qua in streaming ci dici se lo fai bene, se no te ne torni a casa. E invece l'avete lasciato lì, posso dire una parolaccia, con le palle in mano, signora mia. No, non volevo farle venire la tosse, mi scusi. No, mi scusi, ma purtroppo non la controllo. Diciamo che appunto io ho avuto vari insegnanti di poker che hanno gettato la spugna con me, però a parte questo, sarebbe stato un bluff che gli italiani non si meritavano, nel senso avremmo perso. Ma si prendeva il piatto, però, si prendeva il piatto, cittadino. Lo so, ma le dico, noi siamo molto poco strategici, noi avevamo, pensi un po', la presunzione in quel momento, o la speranza di avere l'incarico. Sì, perché pensavamo, eliminata l'ipotesi Bersani, che appunto non ci convinceva, il presidente avrebbe preso atto, avrebbe dato un mandato esplorativo a noi in modo che noi potessimo dargli. Allora, per parlare, scusi se la interrompo, sì, ma purtroppo il tempo è una carogna, poi se lei parla molto, lo so perché viene la tosse, parla molto, non voglio infastidirla, ma lei un poco di senso di solidarietà con la presidente Boldrini non lo prova in questi giorni? Lo stesso senso di solidarietà che la presidente Boldrini ha dimostrato nei confronti della mia collega Loredana Lupo, che è stata picchiata dal questore D'Ambrosio. Uguale uguale, pari pari, esattamente lo stesso. Cioè, quindi sarebbe pronta a dare uno schiaffo? Senso di solidarietà? No, assolutamente, tant'è che non è stata materialmente la presidente Boldrini a darlo, ma il... Ma non si può essere superiori e dire: è successo questo alla nostra collega, è assolutamente da condannare, da evidenziare, da trovare il modo perché non si ripeta, però alla Boldrini non vanno dette determinate cose, non vanno scritte determinate cose, che sia o non sia una presidente, perché è una donna. Ma infatti me lo sono chiesto anch'io. Io oggi ho scritto una lettera cuore in mano alla presidente, da Roberta a Laura, non da Roberta Lombardi, deputata del Movimento 5 Stelle, a Laura Boldrini, da donna a donna. Le ho detto: cara Laura, noi abbiamo, che le nostre appartenenze politiche siano siderali ormai come distanza è dato. Ma no, ma non sono siderali. Ma io dico, ma te che te ne fai un vanto della tutela delle donne, la lotta contro il femminicidio e la solidarietà, eccetera, eccetera, eccetera. Ma che cosa ti ha impedito di andare oltre determinate cose e andare a dare un gesto di umana solidarietà nei confronti di una donna picchiata davanti a te? Guardi signora Lombardi, io una cosa che mi dà veramente un po' fastidio del vostro movimento è sempre questo meccanismo di dire: sì, ma te sei peggio. Le cose vanno esaminate nel loro valore individuale. Allora, vogliamo dire che la Boldrini non è stata solidale? Benissimo. Dopodiché si dice che non si può dire alle deputate del PD: voi siete entrate perché avete fatto sesso orale. Lei, come donna e come madre, non può dire una cosa del genere. Allora, il mio collega ha sbagliato, intendiamoci, ha avuto uno sfogo inopportuno di pelle, e si è scusato.
E si è scusato, signori. Ma non le dà un po' fastidio questa oramai quotidiana aggressività verbale che adesso hanno ripreso anche quelli di Forza Italia? Cioè un minimo di, quando sua figlia sarà grande, un minimo di rispetto per lei in quanto madre, non perché avete le stesse opinioni. Cioè le istituzioni restano, magari le andrete a prendere voi un giorno. Ma guardi, io ho massimo rispetto per le istituzioni, auguro e farò di tutto per insegnare a mia figlia lo stesso rispetto per le istituzioni, lo stesso rispetto per l'autorità, che sia quella genitoriale piuttosto che autorità esterne, perché comunque ci vuole, le regole sono essenziali per la convivenza civile e il rispetto delle regole. Io le faccio tantissimi carissimi auguri, mi perdoni, non la interrompo, una domanda rapidissima, cosa che devo fare, sa, visto donne, che c'era questo voto che si è concluso proprio mezz'ora fa, ecco, si votava fino alle 19 sulla legge elettorale, avete indetto una nuova consultazione online proporzionale, che tipo di proporzionale, puro o corretto? Sa niente dei risultati? No, li scopriamo anche noi quando vengono rielaborati e pubblicati. No, mi dispiace, però abbiamo una fantastica proposta nel frattempo che si matura questa, che speravamo venisse presa in considerazione dai partiti, depositata da mesi, ma ecco, io allora a questo punto mi scusi, lei un po' mi stimola. Io non ho capito, mi stuzzica, io non ho capito una cosa. Voi dite di avere, lo so che è così, di avere già una proposta elettorale depositata in Parlamento, però poi fate le consultazioni. Non ho capito come funziona sta cosa, sarà quella vecchia o quella nuova? Allora, la proposta di legge elettorale del Movimento 5 Stelle sarà quella che uscirà dalle consultazioni online, e quella sarà quella ufficiale. Nel frattempo, siccome di legge elettorale si è iniziato a parlare dall'inizio della legislatura, l'avete messa una. Noi abbiamo lavorato nel frattempo come gruppi Camera e Senato a una legge elettorale che a nostro avviso, quindi all'avviso diciamo quasi autoreferenziale dei portavoce in attesa di una consultazione online, incarnasse quelli che erano i principi del Finiamo, visto che in questi giorni si sono dette tante stupidaggini anche nei confronti del Movimento 5 Stelle, diciamo una cosa in coro lei e io, anche se lei è molto più giovane di me. Il fascismo non è mai stato una cosa buona, neanche all'inizio, lo diciamo insieme. Ma non l'ho detto neanche io, purtroppo. No, per fortuna. Per fortuna. Sì, no, scusi, no, purtroppo nel senso, purtroppo per il linciaggio che ho subito dopo. No. Ecco, allora escludiamo che lei abbia mai pensato che anche all'inizio abbia fatto delle cose buone il fascismo nazionalista. Va bene. Grazie. Un grande augurio davvero a lei e alla sua bambina, la porti alla camera, che porta finalmente un po' di giovinezza in quella camera. Non giovinezza in quel senso, per carità. Grazie a Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, direttore per